Ciao ragazzi, sono il vostro Manu The Death, bentornati qui sul mio canale. Bene, dopo questa breve pausa estiva ritornano i miei video qua sul mio canale e naturalmente, essendo a fine mese, ritornano gli ultimi acquisti videoludici. Bene, come sempre parto dall'attuale generazione e su PlayStation 5... Su PlayStation 5 dov'è? Ecco, era inevitabile che prima o poi, comprando e giocando troppe cose, mi sarei dimenticato qualcosa sullo scaffale. Scusatemi, vado un attimo a prenderlo. Ma allora è vero che oltre a essere molto molto piccola sei anche molto molto smart. Wow. OBS Bot Tiny 2 è una webcam 4K dotata di un sensore CMOS da 1,5 pollici e che garantisce immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alla tecnologia AI, la webcam è in grado di seguire i movimenti del soggetto inquadrato ed inoltre ha controllo vocale e gestuale per altre funzioni, il tutto senza toccare la webcam. Con le sue piccolissime dimensioni è in grado di registrare 4K a 30 frame o 1080p a 60 frame ed ha una rotazione di 280 gradi, come la testa di un gufo. Questo episodio degli ultimi acquisti videoludici è sponsorizzato da OBS Bot ed è interamente girato utilizzando questo prodotto. Info e dettagli nel primo commento fissato in alto. Frogan Deluxe Edition per PlayStation 5. Questo è un action platform molto molto carino, omaggia tantissimo l'epoca Nintendo 64 e PlayStation 1 di questi grandi platform, andando da Crash Bandicoot, Spyro, Medieval, o su Nintendo 64, Mario 64, o anche cose che aveva fatto la Konami, tipo Mystical Ninja Gaemon. Molto molto carino, coloratissimo, davvero bello, molto pixelloso, mi è piaciuta tanta la grafica di questo gioco che appunto ricorda vecchie console. La protagonista di questo gioco è una ragazzina che si chiama Renata e a un certo punto i loro genitori, che sono degli esploratori, si perdono per un determinato motivo e lei, armata di questa Frogan, va in giro a cercare di salvarli. È bello, con questa pistola si possono acchiappare i nemici, lanciarli contro altri o lanciarli degli oggetti, e in più funziona anche da rampino, che è utile per spostarsi in varie piattaforme o fare dei vari salti di lunghe lunghezze, perché lei comunque salta, ma salta veramente, ha un salto strano, ha un salto molto molto corto e molto stretto, quindi si deve aiutare con questo rampino rana. Bello, bello. Poi ci sono i classici boss di fine livello, con i classici tre colpi, come Nintendo ci ha abituato già dai tempi del NES. Insomma, colpisci il boss tre volte e lo sconfiggi. Bello, bello, bello. Mi è piaciuto. Ci sono anche delle gare poi da fare. Dentro il gioco c'è un personaggio che ti sfida a fare dei percorsi più velocemente possibile, nel mentre raccogli monete, collezionabili, eccetera, eccetera. Prendetelo. Se vi piacciono questo tipo di platform, ve lo consiglio perché è molto carino. Per PlayStation 4 dai ragazzi di Limited Run mi è arrivato Pong Quest. Ragazzi, mi è piaciuto troppissimo questo gioco, veramente veramente troppo. Cioè, non potevo immaginarmi che da un gioco così semplice come Pong, che si tratta di due stanghette e una pallina, sono riusciti a tirare fuori un gioco del genere che ha anche degli elementi RPG, che ha una vera e propria quest, insomma, ha dei veri e propri livelli e c'è una varietà del gioco all'interno che è eccezionale. Mi è piaciuto veramente veramente troppo. In questo gioco, diciamo che la cosa più interessante, essendo appunto di base un gioco molto molto semplice, è che ci sono tantissime tipologie di palline e effetti relazionati alla pallina stessa. C'è un'infinità di power up su queste palline e andando in giro in questi vari mondi si incontrano altri personaggi, altri giocatori, altri nemici che ti sfidano appunto a giocare a Pong e tu devi saggiamente scegliere i power up durante il gioco e sconfiggerli a seconda anche di quello che loro hanno. C'è molta strategia, cioè non avrei mai pensato che in un gioco così ci fosse, diciamo, una roba così complicata che gli stava dietro, perché ci sono tantissimi power up, ci sono quelli che creano blocchi, quelli che deviano la palla, quelli che creano dei vortici in mezzo al campo e che quindi fanno deviare le palline, dei blocchi che ti danno la vita, dei blocchi che aumentano la velocità della pallina, degli altri blocchi che la rendono invisibile, cioè è pazzesco. E poi tu sei lì contro il tuo giocatore, contro il giocatore del computer, che devi decidere saggiamente quale power up utilizzare
a seconda anche di quello che utilizza il tuo avversario. Veramente, veramente eccezionale, mi è piaciuto tantissimo. È anche piuttosto lungo e le ultime fasi, negli ultimi livelli, sono molto molto competitivi. Poi ci sono anche dei boss, loro sono quelli che hanno sempre più vita, ovviamente, degli altri personaggi, quindi sono piuttosto da buttare giù, sono anche molto più furbi a farti delle contromosse e a utilizzare power-up migliori. Eccezionale, veramente eccezionale, mi è piaciuto tantissimo. Passando a Nintendo Switch, ho preso Darksiders War Mastered Edition in versione americana. Perché Manu ha comprato un gioco per Switch in versione americana di un titolo che è arrivato tranquillamente anche da noi in Europa? L'ho acquistato semplicemente per scopi collezionistici, a livello collezionistico. Pensate che la versione americana, questa particolare versione americana, è una delle versioni più rare e uno dei giochi più rari per Nintendo Switch, perché ha una cosa molto molto particolare che hanno corretto poi all'ultimo, e di queste versioni qua, di queste copie qua, ne sono uscite pochissime. Aiutandomi grazie alle magie di questo fantastico OBS bot Tiny 2 con il motion gesture, vi zoomo un attimo in avanti e vi faccio vedere perché l'ho comprato. Vedete? C'è una custodia, o meglio una costina, completamente nera. Perché per sbaglio, per così dire, almeno se così si crede, per sbaglio THQ Nordic lo ha stampato così. Faccio un motion gesture per tornare indietro, quanto è comoda sta cosa. Per sbaglio lo hanno stampato con la costina nera, Nintendo se n'è accorta, ha ovviamente cazziato THQ Nordic richiedendo il ritiro di tutte le copie, e difatti di questa edizione con la costina nera ne sono uscite pochissime, ce ne sono poche in commercio, ed è l'unico gioco per Nintendo Switch che ha la costina nera. A fianco alle altre, sì, diciamo che un po' fa storgere il naso, però mi piaceva troppo l'idea collezionistica, questa storia mi piaceva tanto che alla fine poi l'ho comprato, anche grazie a un mio amico che abita in America che me lo ha spedito, perché non costa poco e non si trova proprio facilmente questa versione. Niente, alla fine l'ho presa solo da collezione, ecco, perché mi piaceva la storia che c'era attorno. Darksiders è un gioco che conosco, comprai al lancio e lo giocai su 360, è stato uno degli hack and slash più fighi e anche più lunghi, avevo speso tipo più di 40 ore in quel gioco, che giocai in quel periodo. Grandissima saga, finché poi, vabbè, non è arrivato il terzo e quella minchiata di Genesis, come si chiamava. Comunque i primi due sono tanta roba, e niente, questo è una cosa solo a livello collezionistica, perché comunque sono anche un collezionista. Naturalmente su Switch è stato anche il mese di Nintendo World Championship, che io ho preso nella NES Edition che ho acquistato sul sito Nintendo. Un'edizione veramente molto molto carina, peccato ovviamente che la cartuccia non sia reale, ma era ovvio che era così, però sarebbe stato bello, sarebbe potuta funzionare sul NES reale. Bellissima edizione, il titolo mi è piaciuto, però ci sono state delle cose che secondo me avrebbero dovuto fare diversamente ed altre avrebbero proprio dovuto aggiungerle, perché ci sono delle cose che richiamano il Nintendo World Championship che però non ci sono all'interno del gioco. Il titolo è bello, ti dà la possibilità per qualche giorno di diventare uno speedrunner professionale con tutte le sfide che ti propone. Le sfide poi sono anche molto impegnative se si vogliono raggiungere i livelli alti e quindi fare le S su tutte le sfide che questi giochi, questi 13 giochi all'interno dei grandi classici Nintendo propongono come sfide, e c'è di tutto, c'è Kid Icarus, Metroid, Mario Bros, il secondo, il terzo, Ice Climb, eccetera eccetera, e ovviamente Zelda. È bello, però ecco, ritornando al discorso di prima, delle cose che avrebbero dovuto fare diversamente, o più che altro che mancano, nel World Championship originale c'era Tetris e Red Racer. Ecco, in questa edizione qua, che è già piuttosto striminzita, perché comunque si trattano di 13 giochi, ma questi 13 giochi in gran parte non sono completi, sono delle mini sfide. Ecco, avrei preferito che avessero incluso tutto quello che riguardava il Nintendo World Championship e pertanto mettere almeno anche le sfide di Red Racer e di Tetris, che non sono state inserite. Sì, è vero che ci sono altri giochi, come ad esempio Metroid, che non c'era nel World Championship originale, però non so, mi ha fatto un po' storcere il naso, non ho capito perché non li hanno inseriti, evidentemente problemi di licenza, non ne ho idea, però è stata una mancanza secondo me. E niente, a parte questo, il gioco comunque è bello, ripeto, ti dà quella sensazione di diventare speedrunner professionista per qualche giorno. Ed è bello che ci sono anche dei tutorial molto studiati, ben studiati, che ti spiegano bene come fare e come completare anche tu, ad esempio, Mario Bros, il primo Mario Bros, in meno di 5 minuti. Bello, bello, l'edizione è bella, anche se secondo me pochi contenuti, pochi giochi, quelli mancanti non me li spiego, sinceramente. Luglio è stato anche il mese del Prime.
Antonio, ci hai massacrato i portafogli con i tuoi link. Ho comprato un po' di cose, sì, il Prime, diciamo che cioè, ci sono delle cose interessanti, però non è mai così eclatante, ma già da tanti anni. Comunque, grazie ai link di Antonio, ma soprattutto grazie al Prime, ho preso Doom Eternal a solo 8 euro, soli 8 euro. Era bella, c'era anche questa litografia laminata. Vabbè, Doom Eternal l'ho giocato su PlayStation 4, capitolo spettacolare, non vedo l'ora che esce quello nuovo, che uscirà quello nuovo. Poi due giochi su Switch che ancora non ho giocato, Wonder Boy Returns Remix, ho preso la Limited Edition di Strictly Limited, costava tipo 30 euro, era regalata. Idem per Slave Zero X, questo lo volevo provare, l'avevo pagato 20 su questa offerta, sull'Amazon Prime Day. 20 euro, questo roguelike molto interessante. E per finire ho preso per Atari 7800 Ninja Golf. Non è il titolo originale uscito dell'epoca, ma è una di quelle riproposizioni che hanno fatto da quando poi hanno lanciato l'Atari 2600 Plus con l'uscita HDMI. Ecco, lo volevo giocare, non l'ho ancora aperto, questo lo volevo giocare, poi mi sono accorto che dietro è richiesto, anzi scusami OBS se mi dai una mano, è richiesto l'utilizzo di questo controller a due tasti che io non ho e quindi non l'ho potuto giocare e l'ho tenuto sigillato, lo volevo giocare ma wow cavoli non posso giocarci perché mi manca questo controller speciale che devo prendere su Amazon che costa una trentina di euro e quindi niente, alla fine di questi giochi qua praticamente non ho giocato niente e se già li avevo presi come Eternal lo avevo già giocato. Vabbè, è una piletta che mi metto qui da parte e mi giocherò in questi giorni. Bene, ma passiamo al vecchiume. Nello scorso video acquisti vi avevo mostrato uno degli ultimi e pochi validi motivi per accendere un Wii U in questa generazione. Avevo comprato Tank Tank Tank, naturalmente mi mancavano ancora molti altri giochi e ne ho comprato un altro che ha più o meno la stessa motivazione di quello precedente ed è Fast Racing Neo. Questo gioco non è arrivato su altre piattaforme, anche se tecnicamente c'è un seguito su Switch che però non è esattamente questo, quindi questo capitolo qua lo si può ancora ritenere un'esclusiva appunto su Wii U che non è stato convertito su altre piattaforme. Ed è un Wipeout, sì è un bel Wipeout, molto bello graficamente, molto veloce, che in più ha anche un sistema di colorazione della nave che gioca a favore e a sfavore a seconda della situazione. Questa nave ha uno scudo di colorazione blu o arancione e a seconda di quello che si utilizza si possono sfruttare quelle classiche scie colorate che si vedono durante i percorsi. Se si percorrono queste scie con il colore giusto della nave si ha un boost di velocità e viceversa se si sbaglia colore la nave rallenta. Ovviamente lo scopo di questo gioco è arrivare per primi, quindi bisogna sfruttare bene questi power up momentanei e più in là poi si complicano sempre di più perché ci saranno anche salti, curve molto strette, bisogna essere veloci insomma a avere dei riflessi pronti per cambiare il colore e sfruttare questi power up. Il titolo è carino, lo volevo prendere, costava niente, costa ancora niente su Wii U, probabilmente costerà niente per un bel po', però mi mancava e niente, l'ho preso. Per Xbox 360 ho preso una perla nascosta che si chiama Blood Drive, che ho comprato in versione americana su Vinted perché costava meno, ma questo gioco è uscito regolarmente in versione PAL, perché la versione PAL non è che costa proprio tanto, ma neanche poco. Comunque l'ho trovato in occasione americano e l'ho preso in versione americana, ma sappiate che se l'ho cercato c'è anche in versione PAL. Che cavolo è Blood Drive? È una via di mezzo tra un Destruction Derby e un Carmageddon. Alla fine l'ho già descritto così senza andare troppo nel dettaglio, però il gioco è ben fatto. Poi bisogna sconfiggere le altre vetture che sono tutte stracarrozzate, sembrano uscite da un film di Mad Max, insomma hanno varie torrette, armi, alcune sono tutte corazzate, hanno degli spuntoni, hanno delle super coperture, insomma le classiche diciamo cose che si trovano nell'ambiente Mad Max, solo che sono introdotte in queste gare di corse dove ci si spacca la faccia l'uno con l'altro e nel mezzo ci sono anche gli zombie e qua si torna a Carmageddon, all'originale Carmageddon, anzi no, alla versione censurata di Carmageddon che aveva gli zombie. E questi zombie quando gli passiamo sopra con la nostra bella macchinina ti danno dei power up, ti danno più scudo, più velocità, più vita, eccetera eccetera. Il titolo è carino, è molto semplice, però è un gioco veramente poco discusso e anche poco conosciuto nel panorama della 360 e anche su PlayStation 3, perché è uscito anche su PlayStation 3. È bello, ve lo consiglio se volete qualcosa che non avevate
avevate mai visto, almeno che non conoscevate, vi consiglio di prendere Blood Drive. Mi sono arrivati da eBay americano, due esclusive per PlayStation 2 che in Europa sfortunatamente non erano arrivate a quei tempi. Il primo è Virtua Quest, mi è piaciuto un sacco. Questo universo alternativo, ma sempre ambientato in quello, nell'universo di Virtua Fighter. Questo è un action hack and slash a scorrimento molto molto carino, bello. Questo personaggio, che si chiama Sei, entra in un mondo virtuale utilizzando un casco, sembra un po' Ready Player One, per farvi rendere l'idea. Entra in questo universo dove c'è il classico cattivone di turno che si vuole impadronire di questi universi alternativi, e lui, man mano che prosegue nella storia, farà uso di queste Virtua Souls, di questi potenziabili che gli daranno le mosse dei personaggi più iconici della saga di Virtua Fighter, e si incontrano i classici Akira Yuki, Pai, Jackie, Brian, eccetera eccetera. Molto molto bello, diventa anche molto difficilotto verso la fine, perché poi questi power up sono selezionabili, sono upgradabili e toglibili o mettibili, insomma questo personaggio può essere personalizzato come un po' nei giochi di ruolo, e sarà, diciamo, fondamentale saper padroneggiare bene queste mosse e usarle al momento giusto. Ci sono molti tipi di nemici, molti boss, molti stronzi anche e il gioco è divertente, poi fa anche un sacco ridere perché all'interno di questo ambiente ci sono tanti personaggi che si immaginano questi Virtua Soul come delle leggende, mentre il nostro protagonista principale appena entra in questo mondo ne trova già 3 o 4, mentre tutti gli altri ancora dicono sono leggende, no, non esistono, nessuno le ha mai viste. Insomma è una cosa molto cheesy, mi ha fatto ridere, insomma sono quei classici giochi di questi periodi in cui non si prendevano neanche troppo sul serio, però è bello, bello, mi è piaciuto. L'altro invece è veramente una hidden gem ed è anche una piccola bomba finale del mese, perché è un gioco che non costa poco ed è RAD, Robot Alchemic Drive. Anche questo è arrivato solamente in America, oltre che la versione giapponese, e noi non l'abbiamo ricevuto. Questo gioco è sia tanto trash ma che tanto figo, c'è un concept veramente bellissimo ed è quello di, immaginatevi una specie di Evangelion, però invece di cavalcare questi grossi robottoni, invece di pilotarli dal classico punto, dalla testa, insomma dal punto più alto, noi li comandiamo con un controller a terra. Infatti noi siamo un ragazzino che controlla uno di questi grossi robottoni che deve sconfiggere altri cattivoni, altri mega alieni arrivati da altri mondi, e lo deve comandare da terra. E difatti noi la nostra visuale l'abbiamo tutta a raso terra, vediamo questi robottoni giganti dall'alto e li comandiamo con calci e pugni. E l'idea, il concept è veramente veramente troppo figo di questo gioco. È molto legnoso, non è proprio, cioè è bello come l'ho raccontato, ma da giocare poi non è così bello, è abbastanza legnoso e a volte non capisci veramente come cazzo devi andare avanti, cosa devi fare, o il tuo robottone non risponde proprio bene ai tuoi comandi. Però ha un concept di base talmente figo che vi consiglio almeno di provarlo, perché è qualcosa che non si era mai visto, cioè almeno io nei videogiochi non avevo mai visto. Ha un concept veramente unico, anche se il gioco è realizzato così e cos'ha. Per PlayStation 1 ho preso Mighty Hits Special in versione PAL. Anche questo era uno dei tanti Lightgun Games che dovevo comprare, che avevo nella lista, e adesso finalmente l'ho comprato. Titolo molto molto carino, molto point blancoso, molto di quello stile lì, e deriva, pensate, da un seguito di un primo gioco che uscì solamente su Saturn e che si chiamava Mighty Hits. Su Saturn, tra l'altro, era anche uno dei pochissimi giochi di terze parti non fatto da Sega, inerente agli sparatutto su binari, dove si poteva trovare ovviamente The House of the Dead, Virtua Cop, eccetera eccetera. Questo è un po' un seguito che uscì sulla più fortunata PlayStation, già si sa bene la storia di quegli anni, e ha una gran parte di quello che aveva il gioco su Saturn, più ha delle aggiunte. Qua ci sono 30 stage con 4 difficoltà diverse, c'è di tutto, è classico point blank, quindi classico gioco dove devi colpire determinati bersagli, colpirle in maniera numerata, colpisci questo e non colpire quell'altro, con un solo colpo devi colpire quest'altro, insomma questi tipo di giochi. È bello, è fatto bene, è implementata bene la light gun, il gioco è divertente da giocare, ben fatto,
E niente, mi mancava e l'ho preso. I ragazzi spagnoli di Kai Magazine Software mi avevano inviato alcuni dei loro giochi realizzati in questi anni recenti. Avevo fatto un video completamente dedicato a questi bellissimi titoli sviluppati in questi anni e vi consiglio di andare a vedere il video speciale dove li racconto al dettaglio. Mi sono piaciuti tantissimo. Bravi, bravi, molto bravi a sviluppare questi titoli. E supportiamo tutti, mi raccomando, la scena homebrew di questi titoli comprandoli originali. Ragazzi, non li scaricate o andate a comprare i fake da AliExpress, perché poi ci stupiamo che queste compagnie, questi piccoli sviluppatori, muoiono e non fanno più giochi proprio per questi motivi. Quindi, se ci tenete, mi raccomando, supportate sempre l'originale. E poi i giochi sono molto belli, quindi meritano, tra l'altro, insomma, meritano che questi ragazzi ricevano un compenso per il loro lungo lavoro. Andatevi a vedere il video perché è molto interessante. Di mio, invece, sempre su Mega Drive, ho preso Dragon's Revenge della Tengen, fantastico gioco di flipper virtuale che deriva dalla saga dei Crash, Alien Crash, Devil Crash, Jackie Crash, una saga di flipper appunto virtuali nata dalla Naxxat, dalla giapponese Naxxat, e poi è finita un po' nel dimenticatoio finché poi la Tengen non lo ha presa in licenza e ha fatto questo ultimo capitolo negli anni 80-90. Gioco veramente, veramente fighissimo. È anche una delle poche saghe longevi dei flipper virtuali di quel periodo. Questo gioco è molto bello, è suddiviso in tre quadri, ci sono praticamente tre flipper in uno, e a seconda delle cose che vengono completate in uno dei quadri ci si sposta in altri per proseguire, battere dei boss, ottenere delle mega sfere e completare il flipper in generale, completare il gioco. È molto più lungo di quello che sembra, perché non è poi così facile riuscire a completare tutti i quadri, a sconfiggere i boss, anche perché questo gioco, ma comunque nel flipper in generale, gioca anche molto la fortuna. Sono giochi molto di fortuna, anche di abilità, certo, ma sono anche molto di fortuna. Quindi bisogna anche essere fortunati a finirlo, perché una partita ti può durare veramente tantissimo tempo. Gioco comunque strafigo, i quadri sono strabelli, bellissime le musiche, gli sprite di questo gioco sono spettacolari. Gran capitolo della serie, ma tutti quelli della serie di Crash erano fighi. Anche questo, pur non essendo fatto dalla Naxxat, hanno fatto un grandissimo lavoro. Se vi piace il genere, prendetelo perché è proprio bello. Ogni tanto, quando le campagne Kickstarter finiscono, ti arrivano anche, diciamo, i tuoi premi, le cose che hai finanziato, e tra queste mi è arrivato Super Tilt Bros per Nintendo NES. Questo è uno Smash Bros per Nintendo NES sviluppato da alcuni ragazzi. Però la cosa bella è che questo gioco per NES ha una cosa che non si era mai vista prima, che probabilmente non si vedrà mai più, ovvero questo titolo, essendo uno Smash Bros, ha all'interno della cartuccia un modulo Wi-Fi che consente ai giocatori o al gioco di andare online su internet per sfidare altri giocatori, quindi ha l'online multiplayer ed è una figata, veramente una figata. Peccato solo che io, almeno per quanto ci abbia provato a cercare giocatori alla mattina, alla sera, di notte, visto che principalmente sono americani e poi non ne hanno vendute così tante di copie, non sono riuscito a trovare neanche una persona con cui giocare o a farmi anche solo una partita occasionale online. Per fortuna che ha la sua controparte offline, c'è la sua campagna, la classica dove sconfiggi tutti i personaggi, arrivi alla fine, vinci il torneo e sono tutti contenti e felici. Però l'idea base del gioco era una figata, veramente una figata, una cosa mai vista nel campo del Nintendo NES. Bello che ci abbiano provato, peccato solo che il gioco è molto molto di nicchia, ne hanno vendute poche copie e trovare persone che giocano online è molto raro, non sono, diciamo, riuscito a sfruttarlo per poi quello che lo avevo finanziato, che mi aveva interessato tantissimo. Peccato, comunque sia, il gioco è molto bello e sarebbe stato però più bello poterci giocare con altri. Non solo videogiochi, io amo tantissimo le soundtrack e ho preso queste tre tema Neo Geo su vinile da un sito che ho scoperto di recente. Era un po' che non compravo soundtrack su vinile dei miei videogiochi preferiti e le ho pagate 15-16 euro l'uno da un sito che si chiama Big Wax. Io poi, se vi serve il link, chiedetemelo che ve lo lascio qua sotto nei commenti. E ho preso quella del bellissimo Metal Slug X, ovvero il 2, Metal Slug 2 bello, Metal Slug 2 senza rallentamenti, quello dei coreani, dello sviluppo coreano, Metal Slug 4, e il bellissimo Magician Lord.
insomma, tutto Neo Geo e tutti i grandi giochi. Era un po' che non compravo i vinili, mi piacciono intanto metterli su e ascoltarli. Ne ho una bella collezione, tanti anni fa avevo anche fatto un video inerente ai miei vinili a tematica retro games e niente, ho scoperto questo sito e adesso mi fornirò da loro perché hanno dei prezzi piuttosto validi. La bomba finale di questo mese, di questo video degli ultimi acquisti videoludici, è un succoso hardware portatile in edizione giapponese ed è questo bellissimo Game Boy Advance dei Tokyo Yomiuri Giants, una squadra di baseball molto famosa di Tokyo, che avevano fatto, cioè gli avevano omaggiato questa edizione limitata che ha appunto questa mascotte sul bezel attorno alla console con scritto Giants qua in alto, che è il nome di questa squadra. È un'edizione abbastanza rara, non è molto comune. Adoro l'Advance, lo colleziono da tanti anni, ci gioco da tanti anni. Io comprai l'Advance rosa nel 2001 perché il mio negoziante aveva solo quello rosa, cioè da quanto lo volevo lo comprai rosa piuttosto, e lo sto collezionando da tanti anni. Non ho moltissime edizioni limitate e ne volevo prendere una che mi piaceva, questa era tra le tante. L'ho trovata a un prezzo leggermente inferiore di quanto costa e ne ho approfittato subito perché l'edizione è molto bella e mi piacciono ovviamente le console in edizione limitata, soprattutto i Game Boy. E niente, questo è stato il mio acquisto. Beh ragazzi, è tutto da questo rovente fine agosto. Noi ci vediamo la prossima settimana dove riprendono le pubblicazioni classiche dei miei video. Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao! Thank you.